È diventato tema di dibattito anche su Facebook il destino dei tre asinelli e le due caprette di Vico d'Arzere. Da giorni, da quando abbiamo raccolto lo sfogo di Matteo Penello, costretto dalla burocrazia a portare lontano i suoi animali dal suo campo, perché la zona ora è edificabile, a decine i cittadini sul gruppo Vico d'Arzere, le problematiche della comunità, discutono e si confrontano, pronti anche a dare il via a una raccolta firme tra i residenti che vogliono salvare gli asinelli per far giocare i propri bimbi. Tra i più attivi anche il vice sindaco che spesso ha incontrato Matteo. Più di qualche volta Matteo ha avuto anche da me in comune quando io lo chiamavo e lui anche alcune volte piangeva, lo chiamavo perché ricevo delle lamentele in quando gli animali e gli asini ragliavano di notte perché i fari della pubblica illuminazione gli davano fastidio. Là non possono stare, è irremovibile l'amministrazione, anche se Matteo si è impegnato a migliorare ulteriormente le loro condizioni e non ripetere errori del passato. Davvero, tutti ci mettiamo assieme per trovare una soluzione e io sono il primo, mi faccio il primo promotore per fare questo assieme a tutte le associazioni animaliste che vogliono partecipare. Perché non andiamo a vedere lì vicino qualche fattoria agricola dove Matteo possa entrare liberamente e accudire questi animali? Intanto, nella notte, i 100% animalisti hanno tappezzato l'esterno delle case di assessori e sindaco con nuovi manifesti, promettendo battaglia sino alla soluzione ottimale per asini e caprette, affezionati a padrone e bimbi.